Sì, poi leggerò un pezzettino a commento di quello che dirai tu. Beh, come oramai i nostri seguaci, diciamo così, dovrebbero sapere, noi da un mesetto a questa parte abbiamo cominciato a colpire duro contro il Movimento 5 Stelle, non tanto il Movimento 5 Stelle preso come aderenti e diciamo, simpatizzanti, a cui invece pensiamo di star qui a fare un grossissimo favore. Ma come organizzazione di potere? Ecco, contro il controllo, capillare. Sotterraneo e capillare che avviene nel controllo, appunto, nella gestione della, dell'operatività, della comunicazione da parte di questi poteri che hanno fondato il partito e che lo tengono con le unghie e con i denti e anche per le palle, in modo da... Per quelli che ce l'hanno ancora, sono pochi. E pochissimi, e quei pochissimi poi per la maggior parte, quando ce l'hanno, sono costretti ad abdicare, a recedere e quindi o a essere espulsi o a dare le dimissioni loro. Nello specifico siamo entrati in questa analisi più o meno, ma piuttosto più che meno approfondita, nei recessi meno ispezionati, meno indagati del Movimento 5 Stelle, delle scusate, della oh, mi è preso un attimo di raucedine, quindi della dirigenza e quindi del gruppo del, diciamo, controllato da Grillo direttamente attraverso il suo atto di costituzione del Movimento 5 Stelle, e dall'altra dal Casaleggio e Associati SRL attraverso il suo consiglio direttivo, e ovviamente poi i sotto pancia diretti, fra cui Di Maio, la Taverna, come si chiama, l'altro leader di Battista. Di Battista e altri, come anche la Roberta Lombardi ed altri qui a Roma. Ce ne stanno tanti, più di quanto voi non crediate. I quali si occupano, diciamo, dei rapporti diretti con le loro squadre, i loro aderenti, eccetera. E allora che cosa abbiamo fatto? A partire dal 24 maggio abbiamo prodotto con questa qui ben 5 diverse denunce, per tutta una serie di aspetti che non sto a dire adesso perché sarebbe troppo lungo. Aspetta un attimo, non è questo. Allora, eccolo qui. E che però va a colpire personaggi che hanno chiara responsabilità, è inconfutabile, perché dichiarata pubblicamente, quindi essendo dichiarata pubblicamente non temiamo nessuna possibile ritorsione. E allora abbiamo denunciato, appunto, Grillo, Casaleggio padre, Casaleggio figlio, Casaleggio nipote, nipote di Casaleggio, no, di Grillo, il suo commercialista e quant'altri, e anche non da ultima la signora Virginia Raggi. Perché facciamo questa ulteriore denuncia? Perché il giorno 21 o 22 giugno si è insediata la signora Virginia Raggi come sindaco di Roma, e insieme a lei anche si sono costituiti i suoi, non la polizia, i suoi non consiglieri, alla polizia, almeno fino al comune, i signori consiglieri comunali
diretti, eletti dal popolo del Movimento 5 Stelle a questa carica, i quali in base al codice etico e a poi a quanto dichiarato... E lo chiamano etico, capito? Lo chiamano etico, in realtà è un contratto di è un mandato... Contratto truffa. È un contratto di mandato con di rappresentanza, si chiama così nel codice civile, e per cui loro non rispondono più agli elettori che li hanno eletti per fare quei determinati... che loro falsamente promettevano e che non hanno mai mantenuto, dove hanno avuto modo di essere al potere. E ecco qui faccio una piccola panoramica, e dove all'interno di questo codice etico c'è di tutto e di più, appunto, che dimostra nel fatto, per atti, che il titolo è del tutto erroneo e truffaldino, e che d'altra parte invece questo cosiddetto codice etico altro non è, come dicevamo, che un contratto di mandato con rappresentanza, del tutto conforme a quello che è detta la legge, e come tale in relazione al mandato di rappresentanza, quello, esatto, quello che stabilisce la legge altro non è che la sudditanza del mandato nei confronti del mandatario, e cioè il mandatario è Beppe Grillo Casaleggio e la cupola dominante, e gli altri, i consiglieri, il sindaco e gli altri nominati qua nel testo, altro non sono che dei succubi che devono obbedire a dei dettati ben precisi, cosa per cui se non la fanno, già per legge del mandato per rappresentanza vengono destituiti e devono dimettersi e pagare la penale, esattamente come dice il cosiddetto codice etico, che non è un codice, perché nel codice non c'è da firmare niente, è semplicemente un codice, è un manifesto, è come il manifesto del Partito Comunista, quello che di Engels e Marx. Uno legge il manifesto, ci si sente trasportato enfaticamente per quello che riguarda appunto il dettato che si legge in questo elogio delle idee, di alcune idee, e ci si aderisce, non c'è bisogno di firmare un cazzo e non c'è bisogno di rispondere di fronte a nessun tribunale se uno aderisce a un codice etico. E invece qui devi aderire a cioè vai di fronte a un tribunale, secondo loro, secondo noi vai in galera, perché ma se vanno tutti in galera, speriamo di mandarceli tutti, perché un contratto del genere è del tutto illegale e vessatorio, oltretutto, quindi è nullo in partenza, non può essere fatto valere di fronte a nessun tribunale, perché al contrario vai in tribunale, non solo non ti riconoscono il valore di quello che c'è scritto, ma addirittura ti mandano in galera per aver fatto sottoscrivere un atto vessatorio e contro legge a qualcuno. Allora, ricordiamo che un nostro caro amico, Antonio Caracciolo, che si era presentato quando inizialmente avevano detto che sì, chi si vuole candidare... Le comunarie, chi si vuole candidare si candida, dice chi è, che non è... presenta il curriculum, e chi credono e chi fosse. Lui ha presentato il suo curriculum, ricordiamoci che Antonio Caracciolo è professore... Universitario alla Sapienza niente un po' di meno che di filosofia del diritto, e non l'hanno accettato, no, l'hanno mandato via, cosa che non è talmente illegale rispetto al presupposto di se tutti si possono presentare, e infatti a te t'hanno mandato via, tranne quelli che decidiamo noi. Sì, sì. Tant'è vero che lui e altri mandati via hanno fatto causa e hanno vinto. Tranquillamente vinto, solo siccome lui è uno che non affronta la vita con rabbia, ma sì, con troppa filosofia, è un filosofo del diritto. Ecco,
Fossi stato io, come minimo li mandavo sotto il processo tutti quanti. Esattamente. Non solo come non sarei... quei 100.000 o 200.000 euro di penale per essere assolutamente fatto, assolutamente non ha voluto aderire neanche a questa nostra formula di aggressione nei confronti di questi reati che vediamo compiersi sotto la faccia di perfetti ebeti, perché se io fossi un elettore di Grillo e stessi all'interno del Movimento 5 Stelle, leggendo una cosa del genere, come quando poi mi è capitato di leggerla, come minimo avrei scatenato un putiferio, come minimo. Allora, ricordiamo che nell'ambientino dove fino a poco tempo fa lavorava l'attuale sindachessa, succedevano dei do un des di diverso tipo. Allora, la prima cosa da dire è che è stata presidente di una società, no, amministratore delegato di una società di truffatori, no, che si occupa, che collaborava con Equitalia per il recupero dei crediti. Appunto, ecco, questo per dire quanto mi può stare simpatica questa signora. Sì, non solo, ma oltretutto ripetiamo, l'ambientino dove il conto per conto del quale la signora operava, agendo ovviamente in sostituzione del titolare, è un ambientino abbastanza simpatico, perché noi sappiamo di doudes e di regalie che non riguardano questo personaggio ma riguardano altre sue colleghe, quindi su questo direi che vale la pena di chiudere. No, volevo solo aggiungere invece qualche altro minuto, perché allora leggo il codice etico del Movimento 5 Stelle, che si chiama Codice di comportamento per i candidati ed eletti del Movimento 5 Stelle alle elezioni amministrative di Roma 2016, specifico per quindi questa elezione. Allora, tralascio tutte le sono 10 articoli che tralascio e leggo solo il 5b, trasparenza. Le decisioni del sindaco, degli assessori e dei consiglieri del Movimento 5 Stelle all'Assemblea di Roma Capitale, idonee ad incidere sulla collettività e sull'impiego delle risorse pubbliche, devono essere adottate mediante atti o votazione motivati e spiegati con un video pubblicato sul canale YouTube del Movimento 5 Stelle. Allora, io dico, a prescindere da altre considerazioni che non è il caso di andare adesso a spulciare una per una, ma una cosa del genere è indicativo del grado di libertà decisionale che ha il sindaco. Io, se decido di fare una cosa contro il buon senso, ne rispondo di fronte alla legge e faccio quello che cazzo dico io, perché io sono sindaco e io decido che cosa si fa o che cosa non si fa, assumendomi ovviamente tutti i gradi di responsabilità politica, sociale, elettorale, gestionale, eccetera, no? Certo. Sono io il sindaco. Ma la cosa più bella in tutto questo è che da questo codice, cosiddetto codice, estrapolo alcune cose. Allora, uno, questo per dire il grado di libertà della sindachessa o del sindaco e poi dei suoi consiglieri. Articolo 1, campagna elettorale. Ascoltate, ogni candidato dovrà. E poi, punto 2, comma A, i consiglieri eletti dovranno. Punto B, i consiglieri del Movimento 5 Stelle dall'Assemblea di Roma Capitale non dovranno associarsi. C, sempre il 2, i proposte per gli incarichi di designazione politica aspettanti all'Assemblea di Roma Capitale verranno decise a maggioranza assoluta dei consiglieri, degli eletti. Punto D, le proposte di atti di alta amministrazione, chi decide quali siano le alte amministrazioni sappiamo poi chi sono, le alte amministrazioni, magistratura indipendente. Sì, infatti, e le questioni giuridicamente complesse verranno preventivamente sottoposte a parere tecnico legale, come se i consulenti nel comune non ci fossero, pure quelli a parcella extra. Sì. Articolo 3, programma e non statuto. Punto A. Il sindaco, gli assessori e i consiglieri del Movimento 5 Stelle dovranno, e poi omessi, esporre in essere, eccetera, eccetera, cioè anche il comportamento. Punto B,
Il sindaco, gli assessori, i consiglieri, il Movimento 5 Stelle sono tenuti. Articolo 4, comma B. Questa è bellissima. La costituzione dello staff della comunicazione, sarà definita da Beppe Grillo e Gian Roberto Casaleggio in termini di organizzazione, strumenti e scelta dei membri. Ma chi cazzo è questa sindaca? È un bambolotto, un bamboccio, una bambola di pezza? Questo spiega perché hanno preso una femmina, perché le femmine si dividono in due categorie, o quelle che cagazzi o quelle che il 90% sono remissive, non sanno nemmeno perché lo sono, e poi ci sono il 10% che hanno molto più coglioni che non i maschi, ma questo è un altro discorso. Questa non fa parte di quelle. Aspetta, fa parte delle, sempre delle, comma, altre, delle remissive. Articolo 4, comma B. Sempre seguitando poi, il sindaco, gli assessori e i consiglieri del Movimento 5 Stelle all'Assemblea di Roma Capitale e quanti eventualmente collaborano o ministri dovranno coordinarsi con il responsabile della comunicazione del Movimento 5 Stelle del Parlamento. Ma chi cazzo sono? 5. Trasparenza. Punto A. Il sindaco, gli assessori, i consiglieri del Movimento 5 Stelle all'Assemblea di Roma Capitale dovranno bla 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 bla. Il punto B, le decisioni del sindaco, degli assessori e dei consiglieri del Movimento 5 Stelle dell'Assemblea di Roma Capitale devono essere adottate omissis bla 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 bla. Punto C, le votazioni in aula sono decise a maggioranza dei consiglieri del Movimento 5 Stelle riuniti. Cioè, anche i consiglieri, oltre a tutte queste cose qua, in più devono andare a maggioranza, se uno dissente non può dissentire. Certamente. Punto D, è necessario indicare. E chi lo decide che è necessario indicare? Sì, appunto. Lo dice la Costituzione, ma quale Costituzione? Allora, della Sassun e Associati. Allora, sempre punto, articolo 5 punto, no, articolo 6, ah no, punto, articolo 5 punto E, dovrà essere adottato, chi lo stabilisce che dovrà essere adottato? Se lo dovesse stabilire la sindaca, non c'è bisogno di metterlo nel codice etico, quindi non è lei che decide, ma sarà qualcun altro, pure se non è dichiarato e determinato. Articolo 6, relazioni con i cittadini, ascoltate questa, nella presentazione di proposte, bla 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 bla, omissis, dovrà essere data preferenza, lo dice, ma chi cazzo lo decide che dà preferenza, omissis. Punto 7, personale di supporto di diretta collaborazione di nomina diretta, comma A, gli eletti, omissis, non dovranno conferire, gli eletti non dovranno conferire, ma sono cittadini liberi o sono, come ho detto prima, dei schiavi, macchinette? Robot al servizio della Sassuna e C. Punto B, 7.B, le proposte di nomina dei omessi bla 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 dovranno essere preventivamente approvate da chi? No? Punto 8 non c'è. Punto 9, sanzioni, ma questa è bella, A, il sindaco omissis assume l'impegno etico di dimettersi, omissis, ovvero i garanti del movimento decidono per tale soluzione. I garanti dimettono il sindaco, ma siete matti? Ma siete matti proprio col botto. Aspetta, non è finito. Punto B, questa è la più bella. Il sindaco, ciascun assessore e bla 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 bla, omissis, assume altresì l'impegno etico di dimettersi, omissis, bla 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 bla, con decisione assunta da Beppe Grillo e Gian Roberto Casaleggio. Ma lì sta mortacci. Manca Sassun, che è il patron di tutto questo giro. Certo. Allora, comma C, sempre 9, comma C, il sindaco, ciascun assessore, bla 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 bla, sarà ritenuto gravemente omissis e qualora abbiano motivatamente proposto di dichiararlo gravemente inadempiente. Omissis, chi lo decide? 10, aspetta, impegno al rispetto dei principi del Movimento 5 Stelle contenuti nel codice di comportamento. Articolo unico, comma unico, ciascun candidato omissis dovrà sottoscrivere formalmente il presente codice di comportamento. Il codice, come ho detto prima, non è sottoscrivibile. Questo impropriamente lo chiamano codice, ma in realtà loro sanno benissimo che questo è un vero e proprio contratto di mandato con rappresentanza. È un falso. È un falso anche concettualmente. Quindi ogni possibile modalità dell'eletto è esortata, imposta, comandata, perseguita. Ma come fa uno che dovrebbe avere il potere ad esercitarlo quando, prima di poterlo esercitare,
firma un atto di sottomissione di schiavitù come questo. Mandano avanti una femmina, capito? È una cosa di un abominio assoluto. Sassun. Tralascio altre considerazioni. E Casaleggio. Tralascio altre considerazioni perché vi annoierei. Però vi invito ad andarlo a leggere perché è molto istruttivo sulla vera e reale cupola che domina la scena politica nazionale attualmente. Non solo ovviamente questa banda di miscredenti, no, perché anche loro, neanche loro ci credono ovviamente, ma tutta la genia, a partire dai direttori generali del Ministero dell'Ufficio delle Entrate e del Ministero delle Finanze, a seguitare al Parlamento, alla Presidenza della Repubblica e a tutti gli organi istituzionali di qualche valore. Quelli che non si sono sottomessi li hanno eliminati. Esattamente, e hanno vinto la causa, oltretutto. E ricordiamo due cose. La prima è che c'è un gruppo di ex grillini che stanno operando magistralmente alla Camera e al Senato. Questi sono, non a caso, sono stati espulsi. Allora, quando si capisce, no? Questi stanno veramente lavorando alla grande, sono tra quelli che hanno prodotto più attività legislativa alla Camera e al Senato. Prima cosa, e vedi caso sono stati messi in condizione di non nuocere. L'altra cosa, voglio leggere una decina di righe di uno splendido articolo di Rosanna Spadini che è stato pubblicato su Come Don Chisciotte. Ah, l'ho letto, sì, ottimo, eccellente. Nell'era postmoderna della fine delle grandi narrazioni, illuminismo, hegelismo, marxismo, dove ormai la neolingua regna sovrana e la politica... Come dicevamo poco fa. Esattamente. E la politica si muove tra ipocrisia endemica e infantilismo ricattatorio, ricordate bene questi termini. Ricattato e ricattatorio, perché è un modus di vabbè, no, sono agendi proprio. Sì, sì, ma Sassun, Casaleggio e Grillo non sono degli infantili, sono ultra non infantili, diciamo così, Il double speak impazza sui media e in ogni tipo, divulgando il doppio linguaggio, la lingua biforcuta, come dicevano le proprie oscene verità. E no, va ricordato l'eccidio del popolo indiano pelle rossa, che diceva appunto che c'era la lingua biforcuta, perché con i trattati che avevano firmato e sottoscritto c'erano scritte alcune condizioni di resa, con poi la realtà dell'esecuzione di quelle cose li hanno costretti a morire di fame per oltre un secolo. E di vaiolo, malattie varie, eccetera. Ed anche gli spin doctor al servizio del premier maschio alfa si agitano freneticamente per dotarlo delle parole giuste ad intarsiare una vera storytelling della democrazia. Il referendum costituzionale di ottobre non può fallire. E la massiccia campagna mediatica, partita 6 mesi prima del fattaccio senza quorum, dovrà resettare le menti dei poveri spettatori di ogni probabile dubbio. Con ciò, cari signori, vi salutiamo. Riflettete su questo che abbiamo detto. Sì. E possibilmente dateci una mano. No, non chiedeteci. No, adesso mi hanno scritto, questa veramente la devo dire. Mi hanno scritto l'altro ieri un ragazzo che si dice nostro estimatore, no? Un signore, non so. E c'ha un problema con la traduzione dal latino e ci dice: mi traducete questo testo? Non te lo traduciamo perché ci avete rotto il cazzo. Oh, no, non dovete aspettarvi i salvatori, dovete essere voi i vostri salvatori. Se non ce la fate, ma traduciamo, una glielo dico. Ecco, allora, la parola mentula, ecco, in latino, bravo. Tradotto in italiano volgare, si chiama minchia. Va bene, sei contento, nostro stimatore? Che cazzo! Dovete agire, non chiedere, aspetta, agire. Non devi dire e che cazzo, devi dire e quod mentula. Quod mentula. È più fine. Molto più fine. Laudetur priapus. Semper.